Buonasera a tutti, ben trovati su questi schermi, perché oramai si parla di schermi. La prima cosa che vorrei dire è che Nunzia si scusa per non essere presente. Io sono qua come surrogato, purtroppo un impegno sopraggiunto non gli consente di essere qua a raccontare ciò che aveva pensato di dirvi. Io cercherò di fare del mio meglio nel sostituire la sua presenza. Comunque c'è Morena Franzin, c'è Alessandra Crosta, Annalisa Vincenzi che entreranno, come dire, in campo per raccontare le cose importanti che ci sono da dire su questo tema, di questo incontro che Life ha organizzato, è il primo di tre, e che così propone anche nella sua immagine con la quale si presenta un faro, una barca, degli uccelli che volano, un mare e un cielo, praticamente un racconto di un viaggio, che è il viaggio dell'homeschooling, dell'istruzione parentale, un viaggio dove si tiene conto della direzione, di un punto di riferimento, di un vento e di una luce e di un mare dove si naviga. Quindi spazi ampi, spazi con tante possibilità, e in queste tante possibilità è cosa bella che ci sia un riferimento, è cosa utile. Per cui io non mi dilungo e lascerei la parola immediatamente a Morena. Grazie, grazie mille Sergio, benvenuti a tutti. Allora, stasera noi ci troviamo qui per parlare delle 8 competenze europee, 8 competenze chiave, delle indicazioni ministeriali, per un motivo ben preciso, perché come abbiamo detto poco fa, ci serviranno da bussola per creare il nostro portfolio, che non vogliamo chiamare programma, perché programma richiama delle materie che, come sappiamo, non esistono più. Dunque, noi siamo qui per capire come organizzare al meglio presentare il nostro percorso che facciamo in istruzione parentale. Questa serata è dedicata in particolare alle famiglie che fanno e praticano l'istruzione familiare, diciamo con una personalizzazione del percorso. Dunque, nell'obiettivo di valorizzare tutto ciò che fanno i nostri bambini, i nostri ragazzi, durante il loro percorso di crescita e di apprendimento. Non, diciamo che non è tanto utile per chi eventualmente segue direttamente, i programmi scolastici, le materie, i libri scolastici. Magari per le persone che fanno proprio, tra virgolette, scuola a casa, non sarà necessario, diciamo, capire come organizzare un portfolio, perché magari basterà presentare il programma con le materie che corrisponde a ciò che ha consigliato la scuola, eccetera. Perché, come sappiamo, ci sono vari modi di praticare istruzione parentale. Ecco. Per le persone le famiglie che seguono un po' di più i programmi, tra virgolette, delle scuole, può essere utile comunque per valorizzare tutti gli extra, si potrebbe dire, tutte le cose più personalizzate che sono state fatte in famiglia, dai ragazzi e che permettono appunto di far vedere quello che è un più dell'istruzione parentale, perché non c'è solo appunto apprendere sui libri, apprendere per materie, ecco. In questa serata non vi daremo, diciamo, dei moduli standard, non vi diciamo, proporremo come fare esattamente passo a passo un portfolio, perché lì è già stata fatta una serata sulla realizzazione del percorso, programma che si voglia chiamare. Ci sono nel sito di Life anche degli articoli su come redigere un portfolio, eccetera. Ci sono anche nell'area soci proprio degli esempi di portfolio che gentilmente hanno condiviso dei nostri associati.
per dare uno spunto di partenza e poi personalizzarli. Stasera, ciò che faremo è partire, diciamo, dalle basi, dai documenti fondanti, perché come sappiamo abbiamo una libertà per l'apprendimento e le modalità, però dobbiamo rimanere nella cornice delle indicazioni ministeriali, che loro sono derivate proprio dalle 8 competenze europee. Ecco perché andremo a parlare proprio di questi documenti, in particolare sviscerare un po' le 8 competenze europee. Metteremo anche alcuni esempi quotidiani per capire appunto come trasformare queste attività che facciamo in casa o al di fuori della casa, ovviamente, ma nell'ambito dell'istruzione familiare, trasformare in un linguaggio che possa essere Bene. capito dalle istituzioni. Scusa. Per quanto riguarda le famiglie che devono preparare i loro figli per l'esame di terza media, anche qui potrà essere utile questo approfondimento di queste 3 serate, perché permetterà di creare un portfolio, un percorso da presentare alla scuola, sul quale poi si baserà il consiglio di classe per definire il tema dell'elaborato. Dunque, non pensiamo che sia già tutto deciso da qualcun altro, anzi, ricordiamoci che è proprio come presenteremo il lavoro che è stato effettuato durante l'anno dai ragazzi che permetterà anche proprio al consiglio di classe di concordare, diciamo, un elaborato da preparare che sia più interessante possibile per il ragazzo, ma soprattutto anche per valorizzarlo. Questo dovrebbe essere lo scopo anche delle istituzioni, valorizzare proprio i nostri, diciamo, i doni, diciamo, e le peculiarità di ogni ragazzo, come auspicato appunto dalle indicazioni nazionali. Dunque, ponete l'attenzione anche voi che dovete realizzare, prepararvi, diciamo, per l'esame di terza media, e passerei la parola adesso a Annalisa, che inizierà a illuminarci un po' su tutto ciò che sono indicazioni nazionali e competenze chiave. Grazie, grazie Morena, buonasera a tutti. Allora, diciamo che come accennavi già tu, anticipavi tu, la serata è volta soprattutto a chi tende a personalizzare il percorso del proprio figlio. Questo anche perché in realtà la tendenza di sganciarsi un po' da quelle che sono le materie scolastiche è una tendenza che l'Europa ha manifestato già dal 2006. Noi in Italia l'abbiamo recepita con le indicazioni ministeriali del 2012, quindi sono sparite quelle che conosciamo tutti come materie scolastiche. Al loro posto sono state inserite le 8 competenze, 8 competenze che il MIUR, diciamo, indica alla scuola essere fondamentali per lo sviluppo dei loro studenti. Quindi la scuola si deve non più occupare di materie, ma si deve occupare di sviluppare le competenze, le 8 competenze nei propri studenti e negli alunni. Nel 2018 il Consiglio europeo ha definito in modo ancora più preciso la necessità proprio di identificare delle competenze chiave per la formazione di individui consapevoli, di individui che avessero un apprendimento permanente, un apprendimento che permettesse loro appunto di essere individui europei, elementi europei per la popolazione, proprio per l'apprendimento di tutti gli europei. Le materie non sono quindi più oggetto, diciamo, della scuola, come vediamo nella slide, quindi le competenze chiave non sono delle materie. Le materie sono, quindi le competenze chiave non sono le competenze nelle singole materie. Le competenze sono trasversali, quindi toccano tutte quelle che noi conosciamo come materie. E le discipline, quindi le materie, sono uno strumento grazie al quale la scuola deve, e noi genitori che facciamo istruzione parentale, sono necessarie per il raggiungimento appunto delle competenze chiave europee. Competenze che hanno degli aspetti specifici, giusto Sergio?
Sì, sicuramente, sicuramente. Scusa, sto ingarbugliandomi con gli aspetti tecnici e comunque arrivo. Sì, questa è la slide con la quale appunto, sulla quale appunto mi stavo concentrando, dove dicevo appunto che le competenze chiave non sono competenze che vanno ricercate nelle singole materie, ma sono trasversali e che le discipline, quindi le materie, finiscono per essere degli strumenti per il raggiungimento di queste competenze. Sì, indubbiamente la competenza è quel passaggio ulteriore che fa sintesi sostanzialmente della nozione e dell'abilità. Cioè, la nozione è la conoscenza di un dato fenomeno, di un dato, l'abilità e la capacità di usarlo. La competenza è quel momento successivo in cui interviene l'atteggiamento, in cui interviene la decisione, la valutazione complessiva che porta il soggetto, il bambino in questo caso, ad applicare e ad applicarsi per la soluzione giusta. Per cui ecco importante la definizione di questi tre passaggi. Il dato di conoscenza, quindi la conoscenza, la nozione, l'abilità nel gestire la conoscenza e nel gestire ciò che è collegato a questa, e la competenza come momento successivo in cui intervengono l'atteggiamento, interviene la personalità, interviene la percezione della situazione generale che porta ad una decisione operativa. Oppure non operativa, che porta comunque ad una decisione. Hai finito questo passaggio, Annalisa? Sì, a questo punto sì, era per sottolineare appunto diciamo così, l'apprendimento che la comunità europea nel suo documento ha definito come permanente, quindi il frutto delle tre combinazioni di cui parlavi tu, quindi conoscenza, abilità e atteggiamento. E poi, diciamo, in seguito a questo apprendimento permanente vengono distinti poi l'apprendimento formale, l'apprendimento non formale e l'apprendimento informale, che dovrebbe essere tra l'altro indicato nella prossima slide. Procedo? Sì. Ok. Così magari chi mi segue riesce a sintetizzare meglio di me questi concetti. Almeno gli diamo una. Scusate, ma vedo, purtroppo non stanno procedendo come dovrebbero le slide. Scusate un attimo. Scusate. Non procede. State, ecco qua. Siamo alla slide numero 3, se non vado avanti. Sì, adesso quella di cui accennavi tu è la 3, appunto, poi c'è la slide 4 dove vediamo in che modo sono stati anche dal Consiglio europeo e dal MIUR, diciamo, identificati gli approcci di apprendimento che fino a qualche anno fa, fino al 2012, in Italia era considerato solo quello formale, cioè l'apprendimento quello che abbiamo solo a scuola. Quindi un apprendimento che avviene in luoghi deputati appositamente all'apprendimento, è strutturato e può dar luogo anche a certificazioni e qualifiche. Dovresti trovare tutto questo nella slide 4. Ok, procedo quindi. Sì, grazie. Eccolo, così riescono. No, questa è la 5. Torniamo un attimo indietro. Questo. Eccola qui. Quindi come potete anche chi ci sta seguendo può leggere, questa è una sintesi. Queste forme di apprendimento sono forme di apprendimento che danno poi appunto l'apprendimento permanente, quindi la consapevolezza di cui parlava, la formazione di cui parlava Sergio. Nell'apprendimento formale abbiamo la scuola che si occupa, gestisce questo apprendimento. Fino a qualche tempo fa era l'unica forma di apprendimento nobile, diciamo. Poi l'Europa da un lato, il MIUR dall'altro hanno nobilitato anche altre forme di apprendimento o
A me piace pensare in realtà che hanno semplicemente preso atto del fatto che esiste un apprendimento non formale, cioè che mentre stiamo imparando qualcosa, impariamo anche qualcos'altro. Quindi, non so, uno dei nostri figli che segue un corso di skateboard, per esempio, è vero che sta andando lì perché lo fa per piacere, per passione, perché per forma fisica, per salute, eccetera, ma è anche vero che acquisirà delle conoscenze di fisica, perché gli verrà insegnato come rimanere in equilibrio quando magari deve andare veloce, deve fare una curva, gli viene insegnato come non cadere in avanti quando deve frenare bruscamente e quindi resistere alla forza d'inerzia. Ecco, l'apprendere queste nozioni, queste informazioni, scusate, che non sono nozioni scolastiche e che non sono quindi strutturate come lo sarebbe la fisica a scuola, dove avremmo la dinamica, la termodinamica, l'elettromagnetismo, nella dinamica avremmo prima, andremo a vedere le forze lineari, eccetera. C'è una sua, diciamo, consecutio temporum. Noi in quel momento il nostro figlio sta acquisendo delle informazioni, delle conoscenze che gli permetteranno di sviluppare delle abilità e che gli permetteranno quindi di avere anche un certo atteggiamento nell'affrontare quello sport, quindi quell'attività. L'apprendimento non formale, quindi, è quello che invece, scusate, l'apprendimento formale, pardon, informale è quello che appunto acquisiamo imparando altro. Il non formale, invece, è quello che ci capita di acquisire come apprendimento senza avere alcuna intenzione di apprendere nulla. Quindi l'esempio più banale che mi viene da farvi è quello della passeggiata. Se io passeggio in città, per passeggiare, per ritornare a casa, per sapere dove vado, devo necessariamente conoscere i segni stradali, devo acquisire un certo orientamento, quindi devo riconoscere, non so, le direzioni. Se passeggio in un bosco, addirittura posso quasi in maniera involontaria acquisire conoscenze anche di botanica piuttosto che il ciclo delle stagioni. L'apprendimento informale in realtà è quello che utilizzano e utilizziamo noi da piccolini, cioè quando nasciamo, noi per esempio iniziamo a parlare. Per necessità, diciamo, senza l'intenzione di imparare a parlare o di imparare a comunicare, lo facciamo per coinvolgerci nell'ambiente che ci circonda, quindi per entrare a far parte dell'ambiente che ci circonda. Successivamente, in età scolare, andremo ad imparare quelle che sono tutte le regole che stanno dietro alla costruzione corretta grammaticale del nostro linguaggio, ma fondamentalmente, impariamo a parlare senza voler imparare a parlare, senza l'esigenza scolastica, nozionistica. Ci tengo a dire questo perché molti genitori che si sono avvicinati adesso all'istruzione parentale, molti dei quali hanno figli che sono scolarizzati, che andavano a scuola fino all'altro ieri praticamente, ebbene, questi genitori, mi sento di tranquillizzarli, cioè è abbastanza improbabile che i vostri figli possano non imparare nulla durante una normale giornata, apprenderanno certamente qualcosa. Mia figlia in questo momento, per esempio, sta cercando di imparare come non farsi notare, ad esempio, quindi sta imparando a fare dello spionaggio. E non è sua intenzione diventare una spia, almeno me lo auguro. Impariamo, quindi noi genitori, quello che dobbiamo, ecco, brava Alessia, tecniche ninja, quello che dobbiamo fare, dobbiamo convincerci, cioè scusate, quello che dobbiamo cercare di fare è piuttosto cercare di rendere stimolante l'ambiente dei nostri figli, quindi consentire loro di avere una variegata, una molteplici esperienze, le quali porteranno a conoscenze che neanche noi riusciamo a immaginare e controllare. Quindi mi sento proprio di rassicurarvi, se avete dentro di voi la percezione di voler seguire un cammino vostro. Come diceva all'inizio Morena, questa serata è più voler sostenere le famiglie che vogliono iniziare un percorso di istruzione parentale volto alla personalizzazione, quindi a ritagliare tutte queste forme di apprendimento sull'unicità del figlio, sulle peculiarità dei figli. Quindi siate tranquilli, io ovviamente parlo, sono anche fortunata, parlo di bambini di età della scuola primaria, momento della vita in cui si apprende per forza.
Credo che possa essere un argomento valido anche per ragazzi un po' più grandi che addirittura possono essere resi forse anche autonomi nella ricerca delle occasioni di apprendimento e che possono sicuramente nella vita di tutti i giorni trovare quelle che sono come dire, gli spunti per sviluppare tutte le competenze che approfondirà meglio Morena, che sono appunto le competenze, le 8 competenze previste dal documento europeo e dalle indicazioni nazionali del MIUR. Ok. Andiamo avanti con la slide quella delle 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente. E su questo punto, visto che adesso entriamo un po' di più nel vivo delle 8 competenze chiave, vorrei sottolineare che per chi cerca eventualmente in internet informazioni per approfondire, di stare attenti perché le competenze sono state rivisitate nel 2018 e possiamo notare, per esempio, già dalla prima che all'inizio si chiamava comunicazione nella lingua madre e invece poi si è trasformata in competenza alfabetica funzionale. Questo perché sono state, come dire, ampliate, è stata ampliata la visione delle varie competenze. Già questa prima competenza fa capire che non si tratterà più solamente della lingua madre, ma proprio di una competenza che riguarda anche la comunicazione, il saper comunicare e poi molti altri aspetti che vedremo anche più precisamente, diciamo più a fondo nelle prossime serate. Allora, le 8 competenze sono, prima di tutto, dunque, la competenza alfabetica funzionale. Poi abbiamo la competenza multilinguistica, che anche qui non è solo sapere varie lingue, ma anche proprio approcciarsi alle varie culture. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. Poi abbiamo le competenze digitali, la competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. Poi abbiamo competenze in materia di cittadinanza, questa la vedremo stasera, inizieremo a capire un pochino meglio come si mostrano e come si presentano a noi queste competenze, la competenza imprenditoriale e la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. Dunque sono le 8 competenze con la formulazione del 2018. Ecco. E siccome in ogni competenza, come avevamo spiegato prima, ci sono le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti, vedremo adesso degli esempi pratici anche un attimino per capire meglio come si presentano queste competenze attraverso delle attività pratiche. Ci siamo, è quella giusta? È quella Perfetto, giusta. sì, è quella giusta. Grazie. Allora, qui queste sì sono delle slide, appunto, questa in particolare parla dell'apprendimento non formale e abbiamo cercato di ricondurre un'attività che molti magari dei nostri figli praticano o comunque praticheranno attività analoghe, cercato di ricondurle alle 8 competenze europee di cui ci ha parlato Morena. Allora, per quanto riguarda il karate, uno pensa ok, va a fare sport e finisce lì. No, allora anche un bambino che va a far karate, nel momento in cui lo vogliamo presentare, vogliamo introdurre, inserire questa attività nel portfolio, nella presentazione di nostro figlio alla scuola, possiamo tradurre questa sua attività, per esempio, nella competenza alfabetica funzionale. Qui leggo perché è stata una concertazione la definizione di queste competenze. La conversazione con i compagni di corso e con l'istruttore rientra appunto nella competenza alfabetica funzionale, la comprensione e la trasmissione di ordini da parte appunto dell'istruttore, le informazioni per coordinare la propria azione con quella dei compagni e quindi anche la comunicazione non verbale. Per quanto riguarda la competenza multilinguistica, qua è gioco facile, diciamo, si vince a mani basse perché il karate prevede l'utilizzo di termini in giapponese, quindi
Quantomeno si entra nella consapevolezza, il bambino, nel mio caso un bambino o una bambina di 6 anni, comincia ad entrare a prendere consapevolezza che esistono altri modi per esprimersi, altre lingue per esprimersi. Quindi le parole in giapponese con cui vengono indicate le posizioni di combattimento, viene insegnato loro i colori delle varie cinture in giapponese, già semplicemente l'uniforme, le parti dell'uniforme, il karateji, sono due parole giapponesi, quindi l'incontro con una lingua straniera, la multilinguistica. Per quanto riguarda le competenze di matematica, scienze, tecnologie, ingegneria, questa è in realtà un'attività che è molto ricca di spunti di questo tipo, perché abbiamo i punti su cui agire per sbilanciare l'avversario, quindi anche qui forze e leve, miglior conoscenza del proprio corpo, i muscoli, quando magari il batticuore perché magari si affatica, quindi una conoscenza più approfondita della propria fisicità, le caratteristiche del funzionamento quindi del cuore, del corpo, l'acquisizione di strategie per ottimizzare quelli che sono i propri movimenti in coordinazione anche con quelli dei compagni, miglior conoscenza o abilità, e quindi ritorniamo alle competenze chiave per quanto riguarda la salute, la cura del corpo, l'alimentazione e in generale l'igiene proprio che deve esserci nella pratica dello sport. Le competenze digitali in questo periodo storico vengono acquisite grazie anche ad attività come questa che gioco forza spesso vengono praticate online e quindi magari lasciare anche un minimo di autonomia, ripeto, io ho bambini piccolini, comunque quelli più grandi lo saranno già autonomi, un minimo di autonomia nell'attivare la connessione piuttosto che a togliere o mettere il volume, ecco, questo permette loro di acquisire delle competenze digitali perché molte di queste attività vengono svolte su piattaforme digitali. La competenza in materia di cittadinanza, la svilupperemo meglio dopo, come diceva Morena, ma già questa attività permette, si sviluppa innanzitutto il rispetto verso l'istruttore, le gerarchie che sono legate ai vari livelli, anche di competenze e di abilità rispetto ai vari compagni di attività, le varie cinture, quindi i vari gradi, il rispetto degli ambienti comuni, come lo spogliatoio, il rispetto delle regole tra ragazzi e anche rispetto agli altri che magari fruiscono della palestra, sperando di tornare a poterci andare in queste palestre, che vengono proprio vissute come strumento per garantire il benessere di tutti e la convivenza pacifica fra tutti. Sviluppo di abilità di sinergia, cooperazione con i compagni di gruppo e con il maestro, impegno per la gestione della risoluzione di eventuali conflitti. Quindi è spiccatamente sviluppata la competenza in materia di cittadinanza in attività come questa. La competenza imprenditoriale. Nella competenza imprenditoriale, tra le varie caratteristiche, c'è quella della perseveranza. E per ottenere risultati in attività come sportive, come quella del karate, ma non solo, serve essere molto perseveranti. Quindi per poter salire, no, anche di grado, per acquisire varie cinture, quindi c'è lo stimolo che deve essere accompagnato da tenacia e perseveranza. Più in piccolo, diciamo cose proprio più quotidiane, c'è per esempio il rispetto della puntualità, rispetto anche delle altre persone, quindi arrivare puntuali, aver cura proprio, capacità di organizzare il proprio materiale, le proprie scarpine, il proprio zaino, sistemarlo correttamente nello spogliatoio per avere un ordine che abbia un suo senso, insomma, anche quando dobbiamo ritornare e vestirci velocemente. Quindi anche proprio un senso di autonomia che può essere sviluppato nei bambini più piccoli, ma anche nei ragazzi più grandi. E poi la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. Anche qui ritorniamo al discorso del Giappone, può essere un ottimo spunto al di là della lingua, quella della conoscenza delle varie cultu della cultura giapponese. Quindi da un lato c'è la possibilità di marcare le differenze con la nostra cultura, dall'altro invece di trovare tutte le assonanze, le similitudini con la nostra e con anche altre culture, insomma, aprirsi a questo. La slide successiva invece è quella riferita all'apprendimento informale, che vi dicevo appunto essere quello che avviene senza che lo si voglia quasi. Sergio si è. Sergio? Vediamo se ci mette la prossima. Sergio, ci senti?
No, allora io posso andare, magari parlerò, cercherò di parlare più lentamente in modo che se qualcuno, perché vedevo qualcuno che cercava di prendere appunti, darò la possibilità, se c'è qualcosa che non va, poi ve lo scrivo anche in chat, se magari volete che vi ripeta nello specifico una caratteristica, una competenza. Come appunto informale, apprendimento informale. Abbiamo scelto quello della pasticceria, cioè quello di cucinare un dolce con i nostri figli, che è un'attività che si svolge abbastanza di frequente, almeno si vede in casa mia molto di frequente. Allora, abbiamo la competenza alfabetica funzionale, leggere la ricetta, abbastanza banale, che ha una sua formalità però, quindi la ricetta ha tutte le sue, inizia con la lista degli ingredienti e poi il procedimento. Quindi questa ricetta appartiene a una tipologia testuale specifica che è quella del testo regolativo, quindi il bambino in questo momento sviluppa una capacità alfabetico-funzionale specifica nei confronti di un testo con una caratteristica specifica. La lista degli ingredienti, gli utensili, quindi ecco che la conoscenza. Il procedimento rientra nell'abilità di questa competenza e l'atteggiamento, quindi la curiosità, l'autonomia, il piacere nell'ottenere un risultato e nel fare qualcosa che piace, quindi anche l'interesse e la passione. La competenza multilinguistica, se ad esempio prepariamo una ricetta tipica di una certa nazione, è facile che il nome della pietanza, del dolce, sarà in lingua straniera. Quindi già in questo modo siamo, come dire, obbligati a incontrare una lingua che non è la nostra. Una ricetta può essere culturalmente connotata, quindi ha con sé dei caratteri non solo linguistici, ma anche caratteri proprio specifici di una cultura. Le crepe, pardon, la Sacher Torte, piuttosto che il Pandoro e il Panettone, che sono comunque di tradizione nostra. Ancora ci sono gli strumenti che utilizziamo, per esempio la sac à poche sono termini francesi, quindi ecco che anche nell'utilizzare alcuni utensili magari incontreremo termini che non appartengono alla nostra di lingua. Le competenze in matematica, scienza, tecnologia e ingegneria, beh, con l'utilizzo della bilancia anche qui è facile che il bambino, che il ragazzo acquisisca delle conoscenze matematiche, addizionare, dividere piuttosto che sottrarre. Ma non solo, le reazioni chimiche che possono, le reazioni fisiche che possono avvenire quando prepariamo un composto, quindi i cambi di stato, per esempio, se addensiamo qualcosa da liquido a solido, quindi la soluzione quando vengono sciolte delle sostanze all'interno del latte piuttosto che dell'acqua, l'ebollizione, quindi sono offerte molte, molte occasioni per sviluppare la competenza in scienze. L'utilizzo poi degli elettrodomestici invece offre l'opportunità di maturare una competenza tecnologica, anche la differenza tra la planetaria e il frullatore, come si muove la planetaria, come si muove il frullatore. Quindi in realtà stiamo preparando un dolce, invece vedete quanto ampio può essere il bagaglio di competenze che facendo dei pasticcini i nostri figli possono acquisire. La competenza in materia di cittadinanza, anche qui, forse non è proprio immediata come intuizione, però se stiamo affiancando i nostri figli in questa preparazione, si formerà una sorta di gerarchia, messa fra virgolette, cioè nel senso ci sarà anche proprio la considerazione verso chi ha una maggior competenza, una maggior abilità. Quindi ci sarà una disponibilità all'ascolto, un rispetto anche nei confronti appunto della conoscenza maggiore che può avere, eccola qui, è arrivata la slide, che può avere il genitore. Poi si può anche, diciamo, spostare un po' sulle tematiche, per esempio, della sostenibilità, quando andiamo a scegliere la scelta delle ricette, degli ingredienti, delle lavorazioni. Quindi si può riflettere anche sulla provenienza degli ingredienti, sulla loro produzione, sul loro trasporto, se usiamo le uova, quale zucchero, quali farine. Lavorare anche sull'idea di riciclo, di riuso di qualche ingrediente che si può avere a casa, o si può presentare per esempio più accortezza rispetto agli imballi, quindi l'impegno anche ad evitare sprechi e anche dell'uso dell'acqua, per esempio. Può essere interessante andare a sviluppare questo tipo di approccio, di competenza.
Nella competenza imprenditoriale, la competenza imprenditoriale la si apprende perché si ha un obiettivo. Quindi quando si ha un obiettivo si deve essere, come dicevamo prima, perseveranti e tenaci, ma anche saperlo progettare, no? Il percorso che ci farà arrivare al raggiungimento di questo obiettivo. E quindi si deve aver chiaro l'obiettivo che è quello di realizzare il nostro dolce, si dovranno seguire dei passaggi con una certa attenzione e concentrazione. La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale, anche qui, è abbastanza facile perché se stiamo preparando un dolce tipico, questo rientra nel patrimonio culturale di una regione, di una zona, di una nazione e qui si può anche, come dire, stimolare la curiosità dei nostri figli rispetto a quella nazione, a quella, tipo quando io la prima volta che ho imparato, ho insegnato a mia figlia a preparare la polenta, l'abbiamo fatta insieme, non c'entra con la pasticceria ovviamente. Amore, giù la teta. Le ho spiegato anche cosa c'era e perché la conoscevo, perché noi siamo metà calabrese e metà settentrionali. Lei aveva vissuto sempre l'esperienza, diciamo, calabrese. Io ho sfruttato quella circostanza per introdurla ad una cultura che fa parte di lei, ma che è diversa da quella che conosceva prima. Quindi con i nostri figli possiamo davvero avere moltissime opportunità per sviluppare competenze, conoscenze, abilità e atteggiamenti. Dobbiamo passare alla prossima, giusto? Esattamente. Chiedo scusa un attimo, io cerco di non far pasticci, ma spesso non ci riesco, eh? Vediamo un po'. Cosa, amore? È questa? Ok. Sì, è questa. Obiettivi e traguardi di una disciplina, si riferiscono al piano. I traguardi devono essere formulati come azioni da compiere, non come elenco di contenuti da imparare. Gli obiettivi si riferiscono al piano delle abilità. Cioè il traguardo non è quello dell'acquisizione di una competenza, di una conoscenza specifica, ma è appunto il momento in cui si coglie e si compie, diciamo così, quella che è la categoria dell'abilità, no? L'abilità è l'obiettivo che è insito nel processo di apprendimento, che come abbiamo visto prima è la premessa poi per lo sviluppo della competenza. Per cui quando si parla di traguardi di una disciplina, si parla di quel secondo step che sta oltre, diciamo così, la nozione, oltre la conoscenza, e che è appunto l'abilità come premessa per la fase successiva, che è quella che più è afferente con la vita concreta, che è la competenza. Sottolineo questa parola vita perché ritorna nel documento, soprattutto europeo, più di una volta. E questo è significativo perché il traguardo poi finale è quello che porta ad una vitalità equilibrata, ad una vitalità equilibrata nel suo aspetto della persona e nel suo aspetto della socialità. Per cui ecco che questi temi che emergono procedendo nel nostro racconto alla fine si intrecciano e danno solidità all'impianto anche concettuale di questo ragionamento. Voglio sottolineare anche un altro passaggio. Si usa spesso il termine apprendimento. Se abbiamo badato, non abbiamo mai incontrato il termine istruzione. Questo non è secondario, è un aspetto caratterizzante di questo nuovo, dell'approccio, direi nuovo anche approccio che le 8 competenze propongono, che è l'approccio appunto dell'acquisizione attraverso l'azione, che è proprio la caratteristica fondamentale dell'apprendimento, no? Apprendere, acquisire delle conoscenze, acquisire delle abilità, acquisire delle competenze attraverso l'azione personale, non attraverso
l'acquisizione di indicazioni che vengono impartite dall'esterno. Per cui ecco, lo sottolineo questo passaggio, l'utilizzo di questo termine apprendimento e il, come dire, la dimenticanza, tra virgolette, del termine istruzione, che in questi documenti ritroviamo sempre, sempre più di frequente. Quindi la prossima slide, il prossimo passaggio, che era di competenza, mi pare, di Nunzia, no? Era assegnato a lei come, come racconto. La competenza in materia di cittadinanza. Ecco, forse stranamente si parte dall'ultima, forse, dico forse stranamente, poi non è così stranamente, si parte dall'ultima competenza che è elencata tra le otto, che è la competenza della cittadinanza. Perché dico, ho sottolineato il forse? Perché di fatto questa è una competenza che sta entrando e che è entrata in modo particolare quest'anno nell'ordinamento, anche italiano, in quanto presenza diffusa su tutto il campo, come dire, dell'apprendimento. Cioè cosa si intende presenza diffusa? Che in ogni specifica zona di apprendimento, e qua parlo di zona appunto nel senso di la zona della matematica, la zona degli apprendimenti multilinguistici, eccetera. Comunque in ogni ambito dell'apprendimento scolastico, e noi ne stiamo parlando dell'apprendimento in istruzione parentale, è attraversato, è pervaso da questa competenza. Perché alla fine della storia, alla fine della corsa, l'obiettivo, l'orizzonte ultimo anche delle competenze, delle otto competenze, chiamiamole europee, è quello di consentire che ogni singola persona possa sviluppare il suo essere, come dire, individuale e il suo essere cittadino, no? Per cui ogni passo che in questo senso si compie è un passo verso l'acquisizione di una competenza della cittadinanza. Per cui quando noi stiamo facendo le cose che ad esempio diceva prima Annalisa, stiamo attraversando, c'è un filo rosso che attraversa tutte queste abilità, queste competenze, queste conoscenze, che è il filo rosso che porta alla delineazione, alla definizione del proprio essere cittadini. Per cui quando si intraprende, come dire, o si punta l'attenzione sull'aspetto multilinguistico, ad esempio, si fa un'azione di esercizio della competenza della cittadinanza molto importante, perché si va in modo particolare a stimolare, come dire, la conoscenza di altre culture, la conoscenza di altre abitudini. Si incontrano temi che poi sono i temi fondamentali della convivenza civile, soprattutto in questa contemporaneità. Cioè quando parliamo, ad esempio, dei cambiamenti climatici, quando parliamo dei flussi migratori, quando parliamo della pandemia e di tutto ciò che si sta trascinando, no? Dai provvedimenti, come dire, del governo. Cosa sono questi provvedimenti? Quando sentiamo parlare del DPCM, cos'è un DPCM, per dire? Cosa significa limitare la libertà di movimento, la libertà di spostamento, la libertà di, tra virgolette, prossimità sociale? Cosa significa, ad esempio, questo in termini di cittadinanza? Quali sono le norme, le carte fondamentali che danno sostenibilità anche a questi passaggi molto delicati che stiamo vivendo tutti quanti noi sulla nostra pelle? Per cui sostanzialmente ogni cosa, ogni azione che
incontriamo volontariamente o involontariamente nella nostra vita, è un'occasione di analisi e di sintesi poi di quella che è la competenza della cittadinanza. Per cui ecco che è importante, soprattutto quest'anno, soprattutto per noi homeschooler, avere sempre, come dire, presente questa competenza, perché la dobbiamo poi, come dire, estrapolare ed evidenziare in ogni passaggio della nostra attività di apprendimento che, andremo e saremo poi chiamati a rappresentare nel, chiamiamolo programma che verrà consegnato, oppure nel portfolio che verrà prodotto e che comunque dovrà essere percepita e ben evidenziata nel racconto dell'attività che si è fatta e che si intende fare. Per cui è una novità di quest'anno che negli anni scorsi era presente in modo, come dire, più implicito che esplicito. Si parlava di cittadinanza e Costituzione. Nelle indicazioni nazionali del 2012 era soprattutto in maniera molto forte e direi anche in maniera molto bella raccontata questa competenza nella premessa che sostiene poi lo sviluppo delle competenze di quel documento delle indicazioni nazionali del 2012. Nella premessa c'è molta estensione di questo concetto della cittadinanza. Poi nella traduzione più, come dire, pratica, si era un po' persa questa attenzione, però è già ben presente. Però, ecco, quest'anno invece ritorna nell'ordinamento italiano e ritorna come presenza più esplicita, quindi da sottolineare e da esplicitare. Quindi, ripeto, quando si faranno i programmi, quando si consegneranno i curricula o quando si procede nella progettazione del proprio percorso di apprendimento, del proprio percorso familiare, è importante avere presente questa competenza da interpretare proprio, ecco, come spina dorsale, in qualche modo, come spina dorsale di tutti gli altri campi che si andranno a toccare. Questo è importante perché si esprime e si mostra, diciamo, al nostro interlocutore istituzionale, quindi il dirigente piuttosto che il consiglio di classe, si mostra una consapevolezza che è una consapevolezza dovuta e che dà caratura all'atto di responsabilità, alla rivendicazione di responsabilità che noi genitori facciamo quando andiamo a comunicare che intendiamo fare un percorso di istruzione parentale. Io passerei a Morena il prossimo approfondimento, poi naturalmente possiamo sicuramente tornare su questo tema come su tutti gli altri se avremo il tempo. Sì, Sergio, in ogni caso rassicuro tutti che dopo ci sarà tempo anche per alcune domande. Io adesso entrerei un po' più nello specifico proprio in questa competenza in materia di cittadinanza, che io dovrò un po' leggere perché c'è veramente molto molto materiale. E per chi diciamo vorrà approfondire, potrà notare che questa è la sesta di solito nell'ordine delle competenze e si avvicina molto anche alla quinta, la quinta che è quella della competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare, solo che questa si distingue per un'attenzione particolare alla dimensione di cittadino, come diceva anche Sergio. Dunque più una partecipazione alla vita sociale, politica, piuttosto che solo il proprio personale vissuto. Dunque vede la singola persona come una componente di una società e come un cittadino attivo e partecipe. E spesso la nostra fortuna come famiglia in istruzione parentale è proprio quella che i nostri figli hanno la possibilità di vivere proprio nella società.
Dunque loro hanno molte, molte occasioni di essere cittadini attivi, partecipi, perché magari hanno occasioni di praticare volontariato, anche solo andando a fare la spesa, incontrando una signora che ha bisogno di aiuto e gli porto la spesa. Dunque sono un cittadino partecipe e sono nella mia comunità. Ecco, se andiamo a sviscerare un attimino, perché qui abbiamo una slide che volontariamente è stata messa, sì, è stata messa apposta proprio nella completezza di questa competenza in materia di cittadinanza. Non ve la leggo interamente, ovviamente, ma per punti, punti per punti, andando a confrontare con ciò che troviamo noi nella realtà della nostra vita. L'abbiamo indicata tutta perché è importante dopo avere questo documento sotto mano, che verrà eventualmente messo a disposizione e anche nelle prossime serate andremo a sviscerare ogni competenza per dare degli esempi un po' più tangibili. Perché c'è, come dicevo prima, ci sono moltissime informazioni in queste righe. Per esempio, come accennavamo all'inizio, ogni competenza può dividersi, diciamo, comprende delle conoscenze, delle abilità e degli atteggiamenti. Se andiamo ad osservare le conoscenze, tra le prime conoscenze, vediamo la conoscenza dei concetti e dei fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la società, l'economia e la cultura. Vediamo qui già quanto ampio è questo discorso. Come lo possiamo vedere, diciamo, nella vita di tutti i giorni, nelle nostre attività? Allora, anche i nostri figli imparano, per esempio, cos'è il concetto di sindaco, l'assessore, che c'è un municipio nel nostro comune, la biblioteca comunale, per esempio, che ci sono le province, le regioni. Come accennava prima Sergio, quando si parla di leggi o dei DPCM, adesso se ne parla ogni giorno, perché non andare a appunto analizzare un attimino che cosa servono, cosa sono. Poi c'è soprattutto la Costituzione, che spesso, da quello che mi risulta, non viene molto valorizzata magari nell'ambito scolastico, però per esempio in Life, nell'associazione Life, ne parliamo molto molto spesso, soprattutto perché negli articoli 30 e 33 della Costituzione ci sono proprio, diciamo, le fondamenta del diritto di effettuare la scelta dell'istruzione parentale. E abbiamo fatto proprio delle serate nelle quali si parlava della Costituzione, di valorizzarla, di ricordarla, e spesso ci sono genitori che ne hanno parlato con i figli, hanno comprato appunto magari libri, hanno visionato documenti proprio che parlano della Costituzione. Abbiamo il concetto di sindacato, di associazione, la sostenibilità, l'agricoltura biologica, l'economia circolare, magari per i ragazzi un po' più grandi che possono iniziare a capire come funzionano queste tipologie. Possiamo parlare del commercio ecosolidale e dipende molto anche dalle scelte della famiglia. Ci troviamo a toccare alcuni argomenti proprio per le scelte familiari, senza che ce ne rendiamo conto a volte, però possiamo valorizzarle. Un'altra cosa della quale abbiamo accennato anche prima, anche semplicemente muovendosi, andando in bicicletta, facendo una passeggiata, dobbiamo rispettare il codice della strada, delle regole di comportamento. Dunque, tutto questo riguarda proprio i concetti base, dell'organizzazione. Poi abbiamo la conoscenza delle vicende contemporanee, nonché l'interpretazione critica dei principali eventi della storia nazionale, europea e mondiale. Anche qui non ci si limita solo, ovviamente, al proprio paese, ma si amplia a livello proprio globale. Per esempio, possiamo parlare di fatti e personaggi di attualità e possiamo parlare anche dei principali avvenimenti e personaggi storici, che siano italiani, europei, eccetera. Dunque, sia nel presente sia nel passato. Poi abbiamo conoscenza degli obiettivi, dei valori e
e delle politiche dei movimenti sociali e politici, oltre che dei sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti climatici e demografici a livello globale e relative cause. Anche qui abbiamo tutta questa tematica, della quale ha già parlato anche prima anche Sergio, della sostenibilità, della tematica ambientale. Dunque, parlando, lavorando su questi concetti, stiamo proprio facendo crescere questa competenza in materia di cittadinanza. Poi abbiamo la conoscenza dell'integrazione europea, dunque del contesto europeo, unitamente alla consapevolezza della diversità e delle identità culturali in Europa e nel mondo. Vi rientra la comprensione delle dimensioni multiculturali e socio-economiche delle società europee e del modo in cui l'identità culturale nazionale contribuisce all'identità europea. Significa che, anche se noi guardiamo a livello, più ampio, l'Europa, ogni paese contribuisce con la propria identità. Dunque questo è importante a farlo comprendere anche ai nostri figli e da lì, arricchire le loro visioni. Perché ogni paese, pur essendo parte di qualcosa di più grande, mantiene la propria identità, deve mantenere al meglio la propria identità. E qui ci possiamo collegare anche ad un'altra competenza, che è quella multilinguistica, perché, come accennavo prima, la competenza multilinguistica non c'entra solamente con imparare altre lingue, ma anche approfondire la conoscenza delle culture, delle varie culture dei vari paesi. Poi, oltre alle conoscenze, possiamo accennare ad alcune abilità. Per esempio, c'è il pensiero critico, che può appunto aiutare ad ampliare questa competenza, e anche saper sviluppare gli argomenti che riguardano degli interessi, di carattere sociale. Dunque anche lì, quando i nostri figli imparano ad argomentare, a spiegare dei loro valori, delle loro decisioni, delle loro scelte, anche qui andiamo a lavorare su questa saper argomentare, diciamo, sviluppare gli argomenti. Si parlava prima proprio in questo caso impegnarsi efficacemente anche per uno sviluppo sostenibile della società. Come fare? Quali sono le abilità? Quando facciamo la raccolta differenziata, per esempio, a volte per alcune famiglie, io vedo anche per noi, è ormai fa parte delle abitudini, è normale, però è da valorizzare che c'è una certa conoscenza delle materie, dei materiali, di come riciclare, di come si può trasformare, magari anche il fatto di poter vendere, di poter anche prestare, insomma, di valorizzare il riciclo e qualsiasi diciamo attività che può aiutare nella società, appunto, invece che il consumismo puro e semplice. E poi abbiamo anche il rapporto con i media, i mezzi di comunicazione. Comprendere anche come funzionano i media nelle nostre società democratiche e anche l'uso delle comunicazioni per usarle al meglio, proprio come fonte democratica anche di informazione, perché spesso si parla per esempio anche di internet e questa è saper usare bene internet, è anche proprio una fonte di informazione che è, si può dire, democratica, perché è accessibile a tutti. Se proseguiamo invece con degli esempi sugli atteggiamenti, vi avevo detto che c'era tanto, e chi vorrà approfondire ce n'è molto molto di più. Se parliamo di atteggiamenti, abbiamo il rispetto dei diritti umani, per esempio, dunque saper cogliere questa sensibilità anche a livello familiare, eccetera. La disponibilità a partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. Qualcuno può pensare, sì, però quando siamo più piccoli,
più giovani non possiamo partecipare alle votazioni, eccetera. Invece, nell'ambito della famiglia si può già allenare questa capacità di prendere decisioni, di confrontarsi, di cercare di pensare non solo a se stessi, ma a un insieme di persone, anche appunto prendendo le decisioni in famiglia. Oppure, come gruppi di bambini, quando si gioca, loro già devono magari organizzare il gioco, prendere decisioni tra di loro, anche per quanto si riguarda anche le attività dei laboratori, se li lasciamo più autonomia, sarà possibile allenare questa possibilità, insomma, di concordare, di accordarsi, di decidere insieme. Poi abbiamo un altro atteggiamento che potrebbe essere sottolineato, il sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di genere, della coesione sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non violenza, nonché della disponibilità a rispettare la privacy degli altri, che questo è un tema molto di attualità in questi periodi. A essere responsabile anche in campo ambientale. Allora, abbiamo spesso l'occasione di parlare adesso di questo aspetto ambientale, proprio per la partecipazione che può avere la famiglia, per esempio, nell'insegnare o nel dare, diciamo, degli spunti ai figli appunto per rispettare l'ambiente, per esempio incoraggiarli a partecipare, non so, alla pulizia dei sentieri, a dedicarsi a del volontariato, diciamo per tutti questi atteggiamenti, diciamo, di apertura ad aiutare per migliorare il mondo e ciò che ci circonda. Infine abbiamo anche un altro atteggiamento che può essere visto come diciamo facendo parte di questa competenza, è l'interesse per gli sviluppi politici e socio-economici, per le discipline umanistiche e per la comunicazione interculturale. E qui c'è anche una cosa interessante, quella la disponibilità a saper superare i pregiudizi quando si affrontano delle tematiche. E credo che questo sia veramente una cosa importante anche da insegnare ai nostri figli. Trovare dei compromessi quando è necessario, garantire anche la giustizia e l'equità. Dunque cercare proprio di andare oltre le proprie idee, accogliere, accettare anche il prossimo, guardare da più punti di vista. E credo che appunto anche sì, l'istruzione parentale permette di ampliare queste visioni. Bisogna dire, anche sottolineare, che in particolare se osserviamo i bambini, loro hanno proprio innato questo senso di giustizia e uguaglianza, prima di essere magari, come dire, influenzati da ciò che li circonda. E anche hanno spesso un interesse spontaneo a tutto ciò che è tematiche sociali, per esempio appunto di non fare differenze o cose del genere, dunque viene loro proprio spontaneo. Siamo noi adulti spesso a avere certi, come dire, certe idee e pensiamo che vengano trasmesse in automatico. In realtà proprio quando loro sono più piccoli, più puri, loro andrebbero veramente verso questa collaborazione, verso questa apertura. Ecco, ci sarebbero state molte altre cose da dire, sono belle corpose queste competenze, spero di aver potuto dare qualche spunto. E adesso, Sergio, se vuoi, Annalisa, se avete qualcosa da aggiungere, magari a Sì, proposito. vorrei semplicemente sottolineare un passaggio che credo che sia importante in modo particolare per tutti, però in modo particolare per gli homeschooler, perché il fenomeno nostro è, come dire,
abbastanza blindato proprio per il fatto che la nostra Costituzione propone degli articoli che sono piuttosto solidi da tanti punti di vista. E a questo proposito vi leggo due o tre righe che sono contenute nelle indicazioni nazionali del 2018, che sono piuttosto importanti per noi e che è utile aver presente quando proprio si andrà a fare il programma oppure si andrà a fare il progetto familiare. E ve le leggo velocemente. Allora, le regole che verranno definite, si sta parlando di cittadinanza, competenze sociali e cittadinanza, che verranno definite e condivise da insegnanti e alunni, quindi siamo all'interno della comunità scolastica, però questo vale, come dicevo prima, secondo me ancora di più per noi. Così come le riflessioni sulle norme che regolano le relazioni nelle comunità più ampia, e qua arriva il punto, devono sempre trovare riferimento nella Costituzione. Cioè, dal momento in cui noi andiamo a sviscerare, quindi ad analizzare ciò che diceva Morena prima e lo andiamo a rappresentare, è molto importante che mettiamo in risalto i riferimenti alla Costituzione e a quegli articoli che in modo specifico, in modo più attento, toccano la nostra esperienza, il nostro fenomeno. Questo dà solidità e in tanti casi dà anche inattaccabilità al lavoro che facciamo. L'altro passaggio che viene subito dopo, che è importante sempre alla luce di quello che dicevo prima, cioè della formulazione del progetto, della formulazione del programma, e per una nostra coscienza è questo: la nostra Costituzione, le raccomandazioni dell'Unione Europea, i documenti del Consiglio d'Europa e dell'ONU richiamano tutti ad un comportamento etico verso le persone, verso l'ambiente e il pianeta da praticare nei comportamenti e nelle relazioni quotidiane. Perché ho estrapolato questo passaggio? Perché dà il senso dell'importanza dell'attenzione che si sta ponendo su questo aspetto, che non è un'importanza, diciamo così, retorica. È un'importanza che ha un risvolto pratico, che può avere un risvolto pratico molto significativo, proprio nel momento in cui si va a rappresentare il lavoro che abbiamo fatto. Cioè questo collegamento, questo incardinamento, direi, in questi documenti fondamentali, ci pone in una, come dire, in una dimensione di sicurezza culturale e di sicurezza istituzionale. Cioè non ci stiamo, come dire, in qualche modo aggrovigliando in una circolare piuttosto che in un'ordinanza che hanno la loro grossa importanza, devono essere osservate, indagate e anche interpretate. Ma questo lavoro deve essere fatto alla luce di questi documenti fondamentali, perché questi documenti sono stati presi a fondamento di quelle che sono le indicazioni nazionali che il Ministero, quindi lo Stato, ha individuato come le linee generali che ogni cittadino, ogni giovane cittadino italiano deve perseguire per poter ambire ad essere un cittadino consapevole, un cittadino partecipe, e con tutte le caratteristiche che prima molto chiaramente ha espresso Morena. Se qualcuno adesso vuole chiedere qualcosa, Morena, Annalisa, giusto? Possiamo. Io, esatto, io vorrei solo sottolineare appunto che quello che stiamo facendo adesso, quello che faremo nelle prossime serate, saranno soprattutto spunti per essere autonomi nel tradurre tutto quello che stiamo facendo durante le nostre vite quotidiane con i nostri figli. Dunque, diciamo, non sono cose da sapere alla lettera, perché, ripeto, sono tante, tante cose, tante informazioni, tante nozioni, però possono essere spunti molto utili anche per noi genitori per valorizzare ciò che fanno i nostri figli. Perché, come dicevamo prima, anche una
semplice passeggiata, la possiamo vedere con occhi nuovi. E dunque questo, volevo solo ripetere questo, che ribadire questo, che è proprio lo scopo di queste serate, renderci autonomi perché ci permettono di aprire, diciamo, i nostri orizzonti, ampliare le nostre vedute. Ecco, un'altra cosettina, cioè, in questo racconto che noi abbiamo fatto, ma poi anche nei documenti originali, io credo, sicuramente non ho fatto la lettura più attenta possibile, però non ho mai incontrato la parola scuola. Cioè, in tutta la lettura che ho fatto, non ho incontrato la parola scuola. Cioè, il concetto che viene perseguito, che viene esposto ripetutamente, è il concetto di apprendimento, come dire, costante, apprendimento continuo. Quindi il riferimento è ad un divenire della persona che cresce la sua capacità di essere cittadino e la sua capacità di essere persona individuale. In una, come dire, in un processo continuamente aperto all'apprendimento, continuamente aperto alla vita. Per questo che le competenze richiamate prima sono fondamentali: imparare ad imparare, la competenza di cittadinanza, il multilinguismo e tutte le altre sono importanti, perché sono delle modalità per vivere in modo diverso, per vivere in modo diverso le varie stagioni. Cioè, noi ci stiamo concentrando sulla stagione della giovinezza dei nostri figli, però, accennava prima Morena, questo procedimento, questo fare, questo modo di fare sta trasformando anche noi, trasforma anche noi, no? Ci porta a vivere una dimensione diversa, che è quella della dimensione poi sostanzialmente del futuro. Cioè, è la dimensione che ci invita ad abbandonare il concetto di bagaglio acquisito, no? Mi sono fatto il mio bagaglio ed è quello, no? La concezione che la complessità comunque del mondo e della vita del futuro è quella che ci impone di essere aggiornati, di aggiornare, di rivedere, di esercitare lo spirito critico, di verificare nuove soglie dell'apprendimento e quindi sostanzialmente nuove soglie della vita. Come dicevo prima, nel documento europeo più volte torna proprio questo concetto, questa parola, vita. Sì, credo sia. Non so se c'è qualcuno che stava parlando. Credo sia veramente importante sottolineare la parola vita perché spesso per noi che pratichiamo l'istruzione parentale non è che appunto non siamo organizzati con orari scolastici, mesi nei quali si studia o no. È proprio tutto un continuo apprendimento, come lo propongono queste competenze, che è un apprendimento continuo nella vita. E credo che queste competenze e mettere luce, diciamo, su queste competenze e indicazioni ministeriali può aiutare anche molti genitori che hanno anche i figli a scuola o che praticano, diciamo, proprio la scuola a casa, perché spesso quando non sono sui libri o non stanno studiando, magari pensano che non stanno facendo niente, non stanno imparando niente. E invece, vedendo cosa sono le competenze chiave per un apprendimento continuo, ci rendiamo conto che è la vita, come diceva prima Sergio, proprio è tutto ciò che è alla base di quello che viviamo ogni giorno, le nostre attività quotidiane, le nostre riflessioni, le nostre interazioni. E dunque credo che possa essere importante per molti genitori, oltre a chi fa istruzione parentale. Volevo condividere, ero io che parlavo, ma avevo il microfono sulla nuca. Ecco. No, io volevo condividere con voi una riflessione. Partire da questa, diciamo che noi in tutti gli incontri che facciamo con l'AIFA a sostegno di questi genitori che stanno iniziando adesso, un messaggio che cerchiamo sempre di passare in modo più o meno subliminale, è quello dell'assunzione di responsabilità. Quindi il fatto che adesso non c'è più nessuno a cui delegare nulla,
per quello che riguarda appunto l'apprendimento dei nostri figli, e quindi anche un termine che non mi piace molto, ma che uso per essere più facilmente compresa, per formare i nostri figli, per formare gli individui che saranno. Comunque, offrire loro in realtà gli spunti per diventare ciò che desiderano essere. Questa competenza credo che fra tutte sia quella meno scolastica in assoluto, e quella che richiede invece un maggior impegno, come diceva qualcuno anche in chat, a fornire noi genitori un esempio. Perché io sì, è vero, posso certamente teorizzare tutte le conoscenze, quindi che ne so, insegnare ai miei figli il numero dei parlamentari europei piuttosto che la composizione del Parlamento italiano. Scusate, posso certamente dare delle nozioni. Però questo, per essere cittadini consapevoli, i nostri figli hanno bisogno di genitori che siano cittadini consapevoli a loro volta. E quindi è proprio l'esempio, è la competenza che fra tutte, per essere acquisita, richiede una conoscenza, uno studio e in alcuni casi, io parlo di me, anche un cambio di attenzione data alle azioni che compio durante la giornata. Quindi le mie azioni, perché fare istruzione parentale è sì una cosa naturale, è sì una cosa bellissima, è sì una cosa emozionante, ma è tanto faticoso. Lo è stato per me, lo è per me. Ci saranno sicuramente genitori che riescono a non percepire la fatica. Io lo dico nel senso più amorevole del termine, inteso come impegno. Per me è molto impegnativo e mi sono resa conto che mi ha messa anche di fronte ad acquisire queste competenze che io forse non avevo. Cioè, non mi vergogno ad ammettere che quella che era ai miei tempi, io ho quasi 50 anni, l'educazione civica, che è quella, diciamo, volendo parlare di questa competenza in scuolese. È quella che più si avvicina come materia scolastica alla competenza di cui stiamo parlando stasera. E la maggior parte di queste informazioni io le avevo a livello nozionistico, ma non le avevo interiorizzate, non le avevo vissute, non ne avevo fatto la mia vita, come dicevate prima il termine, cioè non, io non svolgevo, non trascorrevo la mia vita con le abilità che questa competenza mi permetteva di raggiungere e con l'atteggiamento che questa competenza invece mi permette di raggiungere come cittadino consapevole. Quindi la scelta di questa competenza ha proprio, secondo me, il duplice compito di sì, instradare i genitori, fornire loro elementi per capire che nella quotidianità possono essere trovate molti spunti per parlare con i dirigenti e presentare i propri figli ai dirigenti in modo adatto per il portfolio e per l'esame di fine anno, ma secondo me anche, a me è venuta proprio questa intuizione, anche proprio una base di assumiamoci la responsabilità, quindi anche nel fare istruzione parentale andiamo a cercare le informazioni in tutto quel nutrito e forte sostegno che sono la Costituzione di cui parlava Sergio e di tutto quello che tutto quello di cui parlavano Sergio e Morena, che è proprio la base per essere genitori barra cittadini in istruzione parentale consapevoli di esercitare un loro diritto e di far parte di una società. Noi non vogliamo essere un'entità avulsa dalla società, cioè non vogliamo fare i fricchettoni o i new age, cioè quelli un po' diversi. Noi vogliamo integrarci in una società e fornire il nostro contributo perché questa possa cambiare, speriamo in meglio, ovviamente. Però grazie perché partire con l'analisi di questa competenza mi ha aperto un po' di riflessioni su cui insomma rifletterò ancora di più. Quindi grazie. Grazie a te. Ci sono domande? Qualcuno vuole approfittare a chiedere? Mentre se qualcuno si fa avanti, io vorrei ricordare anche per chi dovesse fare l'esame di terza media, nel senso preparare i propri figli per l'esame di terza media, ricordo che c'è anche la possibilità di avere delle, come dire, dei consigli, di poter parlare
tramite lo sportello esami, che è stato creato proprio per chi deve affrontare o la maturità o l'esame di terza media. È un servizio gratuito che viene fornito ai soci Life, in questo caso, di solito, diciamo, come anche stasera, aperto a tutti, lì c'è questa particolarità e ci sarà proprio Nunzia, che adesso tra un po' vedremo, che è arrivata anche lei, che praticamente vi dà, diciamo, vi offre del suo tempo per aiutare appunto in questo obiettivo. Dico questo perché appunto lì ci sono domande più articolate per quanto riguarda gli esami di terza media, così dunque meglio parlarne anche di persona in modo privato, ecco. Benvenuta Nunzia. Scusatemi, lunedì manterrò la promessa, lunedì prossimo e anche lunedì dopo riuscirò ad esserci, stavolta non è stato possibile, scusate. Bene, grazie, grazie in ogni caso perché Nunzia è colei che ha realizzato tutto il materiale, sta lavorando dietro le quinte, 24 ore su 24, sempre su tanti fronti, ma in particolare sulla realizzazione di queste serate. Bene. Qualcuno aveva qualche domanda, scusate, ormai non riesco più a parlare. Ciao. Ciao Francesca. Sì, esatto. Ciao cara. Posso fare una domanda io in merito all'esame? Vai, vai. Ok. Allora, da quello che ho capito, loro fanno l'esame, da soli, con due insegnanti, matematica e italiano, e il dirigente scolastico. Il genitore, se vuole essere partecipe, può o non può assolutamente sentire in quel momento lì quello che gli viene chiesto? Chi vuole rispondere? Rispondo io. Vuoi buttarti nella mischia? Vai. Mi butto, sì, il genitore può essere presente, in Italia tutti gli esami solitamente sono pubblici, quindi non si vede perché questi non lo debbano essere. Purtroppo, questo diciamo quello che è la norma, purtroppo però non per tutti i dirigenti questa cosa è assoluta, quindi a volte può succedere di incontrare delle resistenze. E quindi allora bisogna un attimino anche così arrivare a magari ad un compromesso, no? Con il dirigente. Ci sono mamme che magari stanno sulla porta, per esempio, e mantengono il contatto visivo con i bambini. Teoricamente sì, ecco, diciamo, praticamente dipende. Nella pratica poi dipende un po' anche dal tipo di ostacolo che ci si trova davanti. Sì, dipende dalla scuola, insomma. Era giusto per capire se scegliere una scuola o un'altra, nel senso, lei, la mia, nella sua, sarebbe credo l'unica da sola, e quindi sto cercando di capire se orientarmi per farle fare l'esame sulla sua oppure con altri bambini che conosce. Ma sì, lì dipende molto anche da come ti poni, da quali argomenti tu porti al dirigente per sostenere questa tua posizione, ovviamente, no? Perché noi con i nostri figli siamo 24 ore su 24, facciamo un sacco di cose con loro, eccetera. Non avrebbe senso un distacco improvviso, no? Qua il bambino non è abituato, anche il fatto di lasciarli soli con altri adulti che non conoscono, no? Quindi per loro sarebbe un'esperienza che sicuramente li metterebbe, cioè che rischierebbe di metterli in difficoltà. Ecco, tieni conto che comunque l'esame, comunque sia, deve avere un valore formativo. Questo non lo diciamo noi, è una cosa scritta prima nelle indicazioni nazionali 2012 e poi nel famoso e famigerato articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017. Lì c'è scritto all'articolo 1
l'esame deve avere un valore formativo, per cui per tuo figlio il valore formativo è quello, potrebbe essere quello di affrontare una prova, ma con la vicinanza, con la prossimità del genitore. Può essere invece un valore distruttivo il fatto di calare tuo figlio in una realtà assolutamente nuova, magari anche un po' ostile, oppure magari anche no, ma comunque una realtà altra rispetto a quello che lui magari ha vissuto fino ad oggi. Per cui questa valutazione del valore, della valenza formativa dell'esame, secondo me è opportuno che tu ce l'abbia ben chiara e che tu possa, puoi anche usarla proprio nel momento in cui vai a, tra virgolette, contrattare come dire, la faccenda con il dirigente scolastico. Ecco. Sì, poi come Alessia scriveva, effettivamente la copertura assicurativa della scuola può essere un dettaglio. Sì, in alcune scuole effettivamente il dirigente ha messo questo come ostacolo. Allora, innanzitutto adesso molto probabilmente gli esami in molti casi saranno online, saranno a distanza, quindi non ci sarà il problema della copertura assicurativa. A me sembra veramente un po' un dettaglio, nel senso andare veramente a cercare il pelo nell'uovo, nel senso che allora non può entrare nemmeno un fornitore, non può entrare nemmeno il postino nella scuola, o no? Mi sembra veramente molto, molto, non possono neanche entrare i genitori che vanno a colloquio con gli insegnanti. Per cui forse è un dettaglio sul quale si può soprassedere. Ripeto, dipende veramente molto dal dirigente, se vuole venirti incontro oppure se vuole metterti dei paletti e basta, allora cambi scuola, insomma. Cioè, provi a contrattare oppure cambi scuola. Grazie, grazie. Quindi è meglio che li sento prima, perché già dagli scambi per mail, sì. Quindi, ok, grazie. Una domanda mi pare Alessandra indicava fosse rivolta a me, mi pare di aver capito, giusto Alessandra? Che come affrontare il vaccini pandemia tenendo conto della competenza alla cittadinanza. È un tema molto delicato che dal punto di vista delle competenze chiave è affrontato cioè nelle competenze chiave secondo me si trova la chiave per affrontarlo nella maniera giusta. Perché ad esempio c'è la competenza chiave della matematica, se non vado errato, vedo se riesco a trovarla in fretta. Sì, c'è un passaggio che mi ha colpito un po', che chiarisce anche alcuni aspetti importanti. Allora, eccola qua. Competenza matematica, competenza scienze, tecnologia e ingegneria. Lo vedremo in un'altra sera, però c'è questa riga e mezza. Un atteggiamento positivo in relazione alla matematica si basa sul rispetto della verità e sulla disponibilità a cercare le cause e a valutarne la validità. Cioè, si tratta di orientare l'azione, come dire, educativa di apprendimento verso una verifica della realtà attraverso dei dati il più possibile, come dire, obiettivi, cercati, confrontati. Quindi si tratta di mettere in atto un processo di approccio critico, direi scientifico, ad un fenomeno che ci sta toccando tutti nelle nostre vite. È un'occasione direi molto ghiotta per procedere in un esercizio, in un allenamento della competenza sia di cittadinanza e di intrecciare questa competenza, diciamo, che copre la generalità degli approcci con delle competenze più specifiche, le competenze appunto della statistica, ad esempio, no? Le competenze cosiddette della matematica possono incrociare l'aspetto
ad esempio, più specifico della statistica, cioè vedere i dati che vengono posti nella disponibilità di tutti, cercare di capirli, di analizzarli, di validarli, la validazione dei dati, per quanto si può naturalmente, e lo sviluppo, ad esempio, dell'aspetto statistico. Cioè, secondo me questo è un'occasione. È un'occasione forte per applicare sia la competenza specifica della cittadinanza, quindi tutto il tema a cui abbiamo accennato prima dei provvedimenti legislativi, provvedimento d'urgenza, provvedimento di altra natura, sia appunto il sostegno costituzionale ai momenti di limitazione delle nostre libertà, un sacco di cose, ecco. I diritti umani, il diritto alla salute, il diritto alla vita, che dicevamo prima. Per cui ecco, è una grossa occasione per, come dire, stimolare nell'esistenza di questi giovani nostri figli un'esperienza di grande portata, un'esperienza che sicuramente potrà essere la stregua delle drammatiche esperienze del secolo scorso che i nostri padri hanno vissuto in giovane e in tenerissima età. Cioè, noi nei racconti che abbiamo sentito delle vite dei nostri padri, dei nostri nonni, ci sono i momenti della guerra, no? Della prima guerra mondiale, della seconda guerra mondiale o di poche altre cose. Questa esperienza della pandemia sicuramente sarà un momento della loro storia personale, e quindi qua la storia e tutto quanto, che avrà, penso io, la stessa caratura, lo stesso impatto che possono aver avuto questi episodi straordinari e tragici a cui facevo cenno prima. Vedo che ci sono altre domande. Se volete vi passo un po', ci sono un po' di domande da Facebook e qualche domanda anche qui in chat, sì. di Zoom. Allora, c'è qualche domanda, a parte appunto questa alla quale ha appena risposto Sergio. Chiedono sostanzialmente come si sa come avverranno gli accertamenti fine anno, più che altro la richiesta verteva sulla fine della quinta primaria e se si sa già se gli esami verranno fatti in presenza in DAD. Direi che dipenderà un momentino dal momento in cui qui ci troveremo a giugno dalle scelte di ogni scuola. Questo è un po' difficile prevederlo ora, giusto? Sì, esiste questo... questa nuova norma che è uscita in questi giorni, che parla appunto di scritti e di orali, però questo è l'esame. Allora, l'esame dipende dal valore che gli vogliamo dare, può essere... Poi tra l'altro lì si specifica che l'esame deve avere come obiettivo la verifica dell'obbligo di istruzione, quindi... è un accertamento, no? È un accertamento del dovere di istruzione, non delle conoscenze, non è la verifica delle conoscenze del bambino. E su questo possiamo giocarcela, naturalmente. Ancora una volta dipende dal dirigente che abbiamo davanti, dipende ancora una volta da noi, da come ci poniamo, da come sappiamo interloquire, diciamo, gli argomenti che abbiamo. Se qualcun altro vuole aggiungere. Poi, allora ne abbiamo una. Pardon, scusa Nunzia. Stavo già passando all'altra, scusami. Sì, va bene. Vado. Vai. Allora, qualcuno si arrabbia dicendo che queste sono parole bellissime, ma poi spesso ci si ritrova a dover affrontare inutili e sterili schede da compilare.
dovrebbero vietarle. In effetti potremmo essere anche noi genitori a puntare un attimo di più i piedi per far vedere qual è un nostro diritto, giusto? Se io ho scelto di fare un percorso che sia scuola a casa, non ho nessun problema a fare un esame in senso stretto a mio figlio o mia figlia. Se ho fatto un percorso invece che mi ha portato a personalizzare il più possibile quello che è tutta l'esperienza di vita come abbiamo definita fino ad ora, allora sono io che devo, forte anche, come diceva Sergio, della Carta Costituzionale, far valere questo mio diritto perché venga riconosciuto che abbiamo fatto appunto un percorso diverso da quello che comprende banco, quaderno e libro. E che quindi la scuola ci deve riconoscere il nostro percorso. Poi chiedono sempre cosa si intende per progetto didattico educativo per la primaria, ritorniamo al discorso delle nostre 8 competenze chiave, giusto? Che affronteremo tra stasera e le prossime 2 serate. Chiedono di nuovo se, come abbiamo forse già risposto anche in chat qua di Zoom, chiedono se la scuola pubblica dove presenterò la richiesta di esame di idoneità può rifiutare la mia richiesta, è obbligata ad accettarla. Vorrei fare un esame in un'altra scuola che non è quella dove ho lasciato la dichiarazione di istruzione parentale. Che, se non hanno cambiato nulla ultimamente, l'unica obbligata ad accettarci è quella di Cignore, giusto? Le altre lo possono fare a discrezione. No. Non ricordo male. No, 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 su questo direi di no, direi che tutte sono obbligate a accettarci. Anzi, Vai, vai, Sergio. sì, C'è Sergio, stile fantasma. anzi, su questo tema è importante notare un passaggio che è proprio contenuto nel nuovo decreto sugli esami di idoneità. È un passaggio che è preliminare, in cui si dice, si specifica proprio questo, perché il Comitato Tecnico Scientifico di supporto e di verifica degli atti ministeriali aveva chiesto di introdurre proprio questo aspetto, cioè il fatto che gli homeschooler dovessero fare l'esame, le prove di idoneità nella scuola di appartenenza come territorio, no? E in questo decreto si dice che non viene accolta questa richiesta del comitato scientifico perché è in contrasto con quello che è sancito nel decreto del 62 del 2017 all'articolo 23. Ti ricordi, Morena, abbiamo già dato queste risposte, perché in questo articolo 23 si dice. Si distingue la scuola a cui inviare la comunicazione, che è quella di competenza per territorio di residenza. E poi si dice che l'homeschooler sosterrà l'esame in una scuola statale o paritaria. Cioè, vale a dire, non la si va a specificare, si lascia questa indicazione che è legittimamente e persuasivamente da intendersi come estesa a tutte le scuole nazionali, statali o paritarie. Per cui è proprio, come dire, riferito in un punto specifico questo aspetto. Per cui, per riassumere, l'esame di idoneità, comunque la prova di accertamento, chiamiamola come vogliamo, può essere fatta in una qualsiasi scuola pubblica italiana, statale o paritaria. E la scuola presso la quale facciamo questa richiesta è obbligata ad accettare la nostra richiesta, quindi. Cioè, l'obbligo lì è legato a fatti Questa è la domanda di organizzativi, io penso, nel senso che in linea di principio non può non accettare la richiesta, a meno che non vengano esposti dei motivi di carattere tecnico proprio, di carattere organizzativo particolari che rendano di fatto impossibile l'accoglimento della richiesta, però devono essere dimostrati. Secondo me, una negazione così nuda e cruda non è sostenibile da parte del dirigente. Cioè, abbiamo tutto il diritto di chiedere motivazione e argomenti che possano sostenere questo diniego, diciamo.
Posso fare una domanda che riesco a capire? Vai. Allora, io ho visto, salve, sono una nuova associata da pochissimo, ho visto una vostra registrazione sugli esami di idoneità e ho deciso, insomma, di procedere a non fare l'esame di idoneità. Quindi ho fatto una PEC alla dirigente della scuola di Vicignore chiedendo un colloquio di accertamento dove gli dico che saremo presenti noi genitori, la bambina, e porteremo il portfolio che stiamo preparando ormai da diverso tempo con tutte le attività che abbiamo svolto. La dirigente non mi ha risposto, io gli ho mandato questa PEC il 9, solitamente mi rispondono immediatamente, va bene, adesso ci avranno anche un pochino di problemi, però il problema che mi faccio io è questo: essendo la scuola di Vicignore, cioè la scuola vigilante, se io non voglio fare l'esame di idoneità, è comunque questa scuola che deve vigilare sul mio operato, giusto? E non accolgono la mia richiesta di fare un colloquio di accertamento, ma si impongono con l'esame di idoneità. Io posso andare in un'altra scuola, anche se non mi verrà rilasciata l'idoneità, e poi magari trasmettere un documento alla scuola di Vicignore, oppure no? Non so. Nel momento in cui farai la prova di idoneità, l'accertamento in un'altra scuola, ti rilasceranno una dichiarazione di idoneità o non idoneità, cioè, nel senso, poi sarai tu magari a doverla trasferire alla scuola Vicignore. Ma quindi anche col colloquio di accertamento mi rilasciano un'idoneità? Sì, certo, assolutamente. Ci saranno anche dei verbali, probabilmente, nel senso che comunque è già una nostra facoltà quella di scegliere. Addirittura accolgo con molto favore questa cosa del decreto che è appena uscito, il fatto che si possa scegliere una qualunque scuola, che se ti rifiutano devono motivare questo rifiuto, perché fino all'anno scorso, credo, la scuola Vicignore era obbligata ad accettare di fare l'esame di accertamento, l'esame di idoneità, la prova, come la vogliamo chiamare. Al contrario, le scuole invece statali o parificate non potevano dirti no, ci dispiace, senza neanche giustificare questo no. Però era già una nostra facoltà quella di poter scegliere dove fare l'esame. Quindi, in assenza di una risposta, e qui approfitto di un intervento di Giulia in un'altra serata, in assenza totale di risposta dalla scuola, tu potrai sempre dimostrare di aver presentato la richiesta alla scuola competente, e la scuola competente non si è fatta viva con te. Quindi, in teoria, potresti anche non cercare un'altra scuola. Quindi aspettare tipo il 30 aprile, prepararti magari il terreno su altre cose, ma non hai, cioè, tu hai fatto il tuo, questo voglio dire. Cioè, tu dal punto di vista legale sei a posto. Puoi lasciare stare come lo chiamiamo, perché in realtà la legge è un po' nebulosa su questo discorso dell'esame, accertamento, eccetera. Se però tu invece hai un tuo desiderio, quello di essere accertata come famiglia, puoi rivolgerti ad un'altra scuola. Però io lo specifico nella PEC che scelgo, che preferisco fare, cioè propongo alla dirigente questo colloquio di accertamento piuttosto che l'esame di idoneità, perché va in conflitto con... Assolutamente, con il vostro progetto familiare, esatto. Io gli faccio una proposta, gli dico: sei propensa a fare questa cosa piuttosto che l'esame di idoneità? Perché io avevo già avuto un colloquio precedente con lei e lei mi parlava dell'esame classico. Quindi... gli orali, eccetera, eccetera. Io ho scelto l'istruzione parentale perché dopo 6 anni di scuola con una figlia, insomma, con disturbi di apprendimento, ne siamo uscite pazze entrambe, e questo canale è l'unico percorribile in cui mia figlia riesce ad esprimersi e riesce comunque ad acquisire in maniera libera, serena, tranquilla, senza la pressione della scuola. E questo io l'ho spiegato alla dirigente, quindi lei lo sa. Però mi ha paventato l'esame di idoneità classico. Sì, quello perché è quello che loro conoscono. Quindi non sempre nel dirigente che ci propone
una cosa che per lui è familiare, dobbiamo vedere un soggetto che si sta opponendo al nostro desiderio. È una questione di conoscenze, cioè come se io conoscessi come cibo solo la pasta, tu mi proponi di mangiare, per me è normale che ti dico allora ci facciamo un piatto di pasta. In questo modo io non ti sto dicendo che non esiste l'insalata, capisci? Che non la conosco, non fa parte delle mie conoscenze, della mia realtà di dirigente. Quindi l'hai fatto il 9, poi è successo quello che è successo, abbiamo cioè, tutto l'arcobaleno del Covid adesso. Ci può anche stare che si stia prendendo tempo da un lato di verificare quanto la tua richiesta, perché poi loro sono comunque degli impiegati, devono comunque giustificare il loro operato, quindi devono anche essere sicuri che stanno facendo qualcosa che è consentito dalla legge. Noi magari le abbiamo studiate, le sappiamo già quali sono le risposte che loro ci potranno dare, ma loro magari no. Sì, no, anche citate, ho preso proprio Ecco, quindi ci sta anche che lei si stia prendendo, lei o lui, questo dirigente si stia prendendo il tempo per consultarsi col provveditorato, per accrescere la sua conoscenza in materia, che sia un attimino preso da altri impicci, dad derivati. Quindi magari temporeggiamo un po'. Tua figlia deve fare terza media? Allora, lei in questo momento sta facendo la seconda media, dovrebbe passare alla terza. Ok, quindi non ha il limite del 20 di marzo, questo avevo nascosto, diciamo, la domanda in questo. Quindi tu hai in realtà tempo fino al 30 di aprile per presentare. Quindi concediamo un po' di tempo magari al dirigente, prova a fare una PEC di sollecito, giusto come promemoria. Poi ti ripeto, secondo me, poi ovviamente Nunzia, Sergio, Morena sono molto più competenti di me, ti potranno correggere quello che ti sto dicendo, però per quanto mi riguarda tu il tuo l'hai fatto, ti sei proposta. Se la scuola non ti risponde, cioè ti ignora, in teoria, e sto parlando dal punto di vista proprio teorico, potresti anche non far nulla, cioè nel momento in cui dovessero arrivare un giorno, ah, ma manca però l'idoneità tra seconda e terza media, aspettate, io l'ho chiesta. Non ho ricevuto risposta, ho pensato che di non doverla fare, cioè nel senso io ho fatto quello che dovevo fare. Se ripeto, invece tu vuoi stare più tranquilla, non vuoi trovarti in questa situazione, hai No. comunque concedi, non so, 2 settimane al dirigente, 10 giorni al dirigente per risponderti e poi ti muovi su altre. Avevo pensato anch'io questo, ma ascolta, però sono un attimo così interdetta perché nell'incontro che ho visto registrato sull'esame di idoneità, voi avete citato praticamente l'esame di idoneità come passaggio da una classe all'altra, ma chi non è intenzionato a rientrare nella scuola, questo lo può anche evitare. Quindi, perché, cioè, io se non voglio fare l'esame di idoneità, non voglio neanche che venga certificato il passaggio. Benvenuta nella nebbia. Ok, a posto. Va bene. Cioè, la cosa che hai appena detto è praticamente il leitmotiv di quasi tutti quelli che fanno istruzione parentale in apprendimento libero o autoguidato, o comunque, cioè nel senso, la legge dice delle cose, che facciamo? La interpretiamo, la allarghiamo anche a noi o la lasciamo proprio lì dov'è, cioè passaggio da un anno all'altro? Boh. Anche quello dipende molto dal genitore, dall'intensità, dalla volontà del genitore di seguire una determinata strada. Quindi tutto il mio rispetto ai genitori che hanno detto no, non è compatibile, l'esame non è compatibile con il percorso che ho scelto per i miei figli, ma altrettanto rispetto hanno tutti i genitori che hanno dato un'interpretazione diversa. Io, per esempio, sin dall'inizio, siccome ho un forte spirito collaborativo con la scuola, non ho mai visto l'esame di accertamento come un'alterazione del mio percorso, ma è una mia percezione. Cioè a me, per motivi che non sto a rubare troppo tempo e non voglio sviscerare, il fatto di far però accertamento come lo dicevi tu, cioè vado io, va mio marito, va la bambina, portiamo il nostro diario di bordo, il nostro portfolio e presentiamo, io sto preparando una lettera di presentazione di mia figlia, quindi non un programma delle materie che ha fatto, sto descrivendo che bambina è, quali attività svolge, le traduco.
per quello che posso, per quello che riesco, per quello che sono capace, nelle competenze, e lo porto e lo presento al dirigente. Quindi io sono, diciamo, in una via di mezzo, un po' come te, perché penso che la scuola, un domani mia figlia potrebbe volerci rientrare nel flusso. Mia figlia non ha mai fatto niente, né asilo, né nido, nessuno dei miei figli. Però che ne so un domani quali sono le esigenze, non so quali saranno i suoi desideri, non so tante cose, troppe cose. E quindi voglio pensare alla scuola come alleata nel mio percorso, cioè io voglio pensare ad un colloquio con un dirigente, con delle maestre, dove mi dicono: guarda, tua figlia può migliorare in questo, abbiamo notato che non hai saputo assecondare questa sua passione, cioè una collaborazione. Questo è il sogno per me. Sono E madre. mi piacere, e quindi mi sto comportando di conseguenza. Ma se dovessi trovarmi come te di fronte a un dirigente che magari fra 10 giorni si conferma sordo alla tua richiesta, o non farei nulla o cercherei di farmi ascoltare da qualcun altro. Però sì, la nebbia che hai visto è quella che viviamo Ma tutti. io No, io ho scelto di continuare Non ti al sentiamo, non consiglio di iniziamo. sempre colloquio che io ho avuto. Aveva cominciato a parlare Simona, mi pare. Sì, ma forse ha problemi di connessione perché con l'iPhone. Sì, sono tanti qui anche, sì, nella chat che vedo che chiedono: ma come faccio a spiegare alla scuola come fare l'accertamento invece dell'esame? E comunque nel sito di Life c'è molto Lavoro materiale delegato che e colloca questo. ecco. Simona? Sì, scusate, si era bloccato un attimo il telefono. Dicevo, io ho voluto proseguire con questa dirigente perché al di là delle sue proposte, chiaramente di quello che lei conosce, mi è sembrata una persona, insomma, molto umana che ha ascoltato la mia storia, insomma, con interesse. Quindi ho piacere di mantenere questo rapporto così di collaborazione. Spero che lei risponda positivamente alla mia proposta. Ecco, tutto qua. Allora, un aspetto importante è questo: nelle indicazioni nazionali per il curriculum, nel capitolo valutativo, è scritto proprio nero su bianco che la verifica deve essere coerente con il Esatto. percorso. E questa coerenza per alcuni vuol dire che non si possono fare, per esempio, le verifiche per materie, lo scritto, l'orale, l'interrogazione. Mi viene anche da dire che quest'anno l'esame di terza media assume per tutti, scolarizzati e non scolarizzati, in un colloquio. E allora chiedo perché in prima elementare ci debbano essere tre scritti e un orale, magari in giorni, cioè, ecco, che me lo spieghino. Questo secondo me può essere un argomento, perché deve esserci una logica, secondo me, no? Nelle scelte che fa il dirigente. Allora, come dire, il gioco sta in due o tre passaggi, a mio avviso. Sono, tutti e tre sono passaggi legislativi. Non, con il decreto appena uscito si parla di esame d'unità con la finalità di accertare il dovere di istruzione. Quindi è un passo avanti, si dice che l'esame di idoneità deve servire a quello. Poi torniamo indietro, torniamo al 2017, l'esame deve avere un carattere formativo, questo nell'articolo 1, e si dice pure che la progettualità degli insegnanti deve essere, come dire, orientata anche a definire delle modalità idonee per la valutazione. Cioè, do noi dobbiamo andare dal dirigente o dagli insegnanti a proporre questa lettura, cioè a proporre una lettura possibile della norma, perché loro sono comunque chiamati ad applicare una norma. Hanno la possibilità di farlo, nel senso che in Italia c'è il concetto, fortunatamente io penso,
dell'autonomia scolastica, che vuol dire autonomia del dirigente, che vuol dire in misure variabili, autonomia degli insegnanti, vuol dire autonomia dei consigli di classe. Per cui bisogna, in base ai soggetti che abbiamo davanti, riuscire a declinare questi passaggi fondamentali e a rendere, come dire, visibile un'ipotesi alternativa che sia comunque sostenibile, prima di tutto dal punto di vista logico e poi anche dal punto di vista amministrativo e legislativo. Ci sono appunto dei sentieri, delle strade che consentono una coerenza di tutto questo. Devono essere proposte e argomentate nei modi possibili, cioè quindi lavorando nel tempo. Non è pensabile che in una botta sola si riesca a portare a casa tutto, nel senso che bisogna come dire, instaurare un dialogo e un rapporto che possa andare al di là di un primo incontro o di un primo come dire, rapporto epistolario, cioè attraverso una mail o due. Per quello che è necessario, noi l'abbiamo sempre detto, partire il prima possibile, perché sono, come dire, concetti, sono passaggi logici che richiedono una certa elaborazione e una certa condivisione. Come dire, come è strutturato sia l'esame di pensato, perlomeno nel decreto, sia l'esame di licenza media e sia l'esame di idoneità, a mio avviso, offre degli spunti interessanti per noi, perché entra per la prima volta, perlomeno a quanto mi risulti, il concetto per il consiglio di classe di riferirsi al progetto didattico educativo della famiglia o dell'alunno, dicono addirittura. Ciò che prima non era, ciò in tanti casi era, come dire, implicitamente acquisito, ma fino ad oggi non era mai stato esplicitamente scritto su un passaggio legislativo, tranne che in Trentino. In Trentino, questa nella provincia di Trento, no? E questa cosa è già stata inserita nell'ordinamento provinciale, sia il concetto del progetto familiare e sia il concetto della divisione dell'esame per il passaggio alla classe successiva rispetto al concetto dell'accertamento sul dovere di istruzione. Per cui ci sono anche dei precedenti, come dire, istituzionali che si possono richiamare, appunto la situazione del Trentino, per cui non siamo fuori dalla civiltà, siamo a Trento e Trento ha inserito nella sua legislazione, che per altri versi può essere discutibile, però ha inserito questi due passaggi, il progetto familiare e la separazione delle due categorie, esame di idoneità per il rientro a scuola oppure per il passaggio alla classe successiva e accertamento sul dovere di istruzione. Su questi passaggi e sicuramente anche su altri bisogna riuscire a costruire un racconto persuasivo, un racconto coerente e un racconto che sia sostenibile anche dal punto di vista amministrativo per il dirigente. Non dimentichiamoci che il dirigente deve poter, come dire, acquisire della documentazione che possa essere esibita in qualsiasi momento. Cioè, il dirigente ha bisogno di qualcosa nel faldone, da mettere nel faldone di Giovanni Rossi, no? Del giovane in istruzione parentale Giovanni Rossi. Deve avere qualcosa da poter inserire lì dentro, no? Per cui noi dobbiamo offrire a questo dirigente un qualcosa che possa inserire lì dentro e che possa rassicurare il dirigente di aver fatto il suo dovere. Il suo dovere è quello di accertare che non ci sia evasione dall'obbligo di istruzione. Per cui ecco che torna il nostro lavoro, perlomeno la nostra ipotesi di lavoro, che è il diario di bordo, che è il portfolio,
qualcosa di concreto, qualcosa che, è, che si può inserire nel faldone, che puoi chiedere di andare a raccontare nel famoso colloquio, no? Per poter esplicitarlo, per poterlo chiarire. Però dai un insieme di strumenti che il dirigente può maneggiare legittimamente e logicamente. Per cui gli arriva l'ispettore del ministero, gli dice questo Giovanni Rossi cosa hai fatto per istruzione parentale, come hai fatto ad accertare che tutto sta filando liscio. Lui tira fuori il suo faldoncino, guarda, io ho fatto questo, ho acquisito i materiali che hanno prodotto, ho acquisito, me ne sono accertato direttamente parlandone, eccetera, eccetera. Grazie. Grazie a te. Avevamo anche Sergio Nunzia Federica che chiedeva appunto qualche deduzione in più su come far passare questo, questa modalità appunto di accertamento quando c'è un dirigente che punta un po', che punta un po' i piedi. Diceva che c'è qualche difficoltà, ecco, a far passare il concetto che possiamo, che c'è un'altra modalità di accertamento, è possibile, che non esiste appunto solo l'esame, come abbiamo, come stavamo dicendo in questa serata. Voleva qualche freccia in più da fare entra, ecco, per far capire. Mi suggerisce Nunzia che abbiamo questo istituito questa cosa che si chiama Namaste, cioè mandiamo del, siamo disposti a mandare, che appunto sei tu, no, Alessandra? Siamo disposti a mandare, certo. però questo a volte può essere utile, forse sufficiente, ma può anche non essere sufficiente. L'importante è il rapporto che si riesce a stabilire con questo dirigente. Il rapporto vuol dire come si mette in relazione il dirigente e come ci mettiamo noi in relazione con il dirigente. Quali argomenti riusciamo a portare? Cioè noi in questo caso dobbiamo comunque non nasconderci dietro un dito. Il punto di partenza è quello che c'è scritto nell'articolo 23. Poi da lì noi dobbiamo scalare questa parete a corpo libero e trovare gli agganci, trovare gli appigli che ci sono, perché la parete li offre, però dobbiamo essere capaci di individuarli, quelli solidi, e di fare i movimenti e le mosse opportune per arrivare in cima. Non è una cosa scontata, cioè non c'è un tasto che dice ok, faccio così o faccio così. Non c'è. Ci sono delle possibilità. Lo scorso anno, come gli anni precedenti, alcune famiglie hanno seguito questa strada, che non è stata sempre facile, però più di una hanno ottenuto ciò che speravano, oppure ciò che speravano all'80%. Non c'è niente di automatico, è tutto un lavoro da fare che mette in gioco la nostra preparazione, la nostra determinazione, la nostra possibilità e capacità di intavolare una dialettica produttiva e tutto quanto. Ecco. Naturalmente devono convergere più fattori, cioè, se proprio uno ha una testa di legno, cioè un dirigente ha la testa proprio di legno duro africano, non ce la fai. Allora ci prendiamo un'altra strada. Non è il caso di martirizzare l'esistenza nostra di genitori e soprattutto quella dei ragazzi. Ci sono altre strade, ecco, ci sono da verificare, da praticare. Altre scuole sia statali che paritarie. Ci sono parecchie famiglie, cioè parecchie, insomma, un certo numero di famiglie che hanno trovato modo in scuole statali di interloquire molto efficacemente con i dirigenti. Loro dirigenti hanno una certa sensibilità e hanno trovato dei compromessi onorevoli. Ecco, l'importante è trovare un compromesso onorevole, sempre avendo come, secondo me, come finalità principale quella di creare delle situazioni per i nostri figli che siano, come dice la legge, formative, che non siano umilianti, che non siano, come dire, mortificanti del loro entusiasmo e della loro voglia di fare. Mi viene da aggiungere anche che
come capisco benissimo, tanto più che anche noi siamo al primo anno quest'anno, ti senti un attimo, in qualche maniera si ritorna un pochettino anche noi alunni, invece dobbiamo anche noi fare quel passettino e come diceva Annalisa, se non ricordo male, in un'altra serata, dobbiamo metterci nell'ottica come se noi fossimo il dirigente di nostro figlio, di nostra figlia, che interloquisce con un altro DS perché va in quella scuola a compiere questo accertamento. Quindi dobbiamo essere, noi chiediamo preparazione a loro, ma altrettanto dobbiamo essere preparati noi. Quindi una prima buona base, se vi trovate catapultati in questo mondo da poco, e quindi capisco che non ci sia anche materialmente tante volte il tempo, la cosa più facile in questo momento da fare è andare sul sito, prendere le nostre FAQ, dargli una lettura, cercare di entrare nell'ottica di un certo tipo di ragionamento, di un certo tipo di diritti che abbiamo, che non abbiamo solo doveri, abbiamo anche dei diritti, anzi, ne abbiamo tanti, so che tante volte ce li dimentichiamo, e poi, casomai, appuntarsi se ci sono delle criticità, se ci sono delle cose che non sono ben chiare, poi tranquillamente contattarci o sul sito o con i referenti di zona, e si può andare a sviscerare quella parte che non fosse proprio, chiarissima. Ma se noi ci poniamo in questo caso invece sul piano anche dei nostri figli, nel senso che dobbiamo, diciamo prima in chat, dobbiamo crescere, dobbiamo imparare anche noi assieme a loro, e dobbiamo dimostrargli che se una cosa non la sappiamo la possiamo imparare, non c'è problema, le risorse le abbiamo, prepararci e farci trovare preparati dal dirigente in modo da non aver paura di affrontarlo, perché non c'è. Ci può essere del timore perché i figli sono una cosa importante, pardon, non ci può essere paura ad affrontare un dirigente, soprattutto nel momento in cui noi sappiamo bene, abbiamo ben chiari quali sono i nostri diritti, appunto, oltre che i nostri doveri. Si parla, come dicevi anche tu prima, norme di legge a partire dalla Costituzione. Al momento ancora non ce l'hanno toccata, è ancora l'intatta come ce l'hanno regalata bellissimo i padri fondatori. Quindi da lì al momento non si scappa. Dirigente più testa di legno, come dicevamo prima, di fronte alla Costituzione deve alzare le mani, non può andargli sopra. Ecco, questo era l'appunto. Casomai dopo vi metto adesso in chat anche il link alle FAQ, che così è più facile da trovare, sono anche sulla pagina di Facebook, le stiamo riproponendo a ciclo continuo una alla volta, in maniera tale che ci si possa focalizzare un momentino meglio, senza caricarsi di troppe cose tutte insieme. Io volevo solo sottolineare una cosa, perché prima si parlava appunto di fare accertamenti senza far passaggio alle classi successive, eccetera, e c'era una domanda. Allora ho detto l'esame di terza media, in realtà non è detto che bisogna farlo a 13 o 24 anni o così, e si può dire qualcosa in più, perché in realtà è vero che non è obbligatorio farlo, diciamo, nelle tempistiche. È vero che per la scuola, da quello che ho notato, sembra molto sì, comune, insomma, è normale farli uscire da questo primo ciclo, diciamo, di istruzione, ma da quel che mi risulta, per legge non c'è nessun obbligo di farlo entro tot anni, e questo permette anche di assecondare le tempistiche dei ragazzi. Perché diciamo che la possibilità di fare istruzione parentale permette appunto, per chi magari ha più difficoltà o comunque ha bisogno di maturare con più tranquillità, di avere dei tempi diversi. Non so se Nunzia, Sergio, c'è qualcos'altro da aggiungere anche su questo. Sì, molto velocemente, molto velocemente sull'esame di terza media. Allora, sempre tornando alla Costituzione, c'è un passaggio che dice all'articolo 33, è prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di essi. Per cui non si dice che tu devi concludere il tuo grado di scuola. Teniamo scuola, tra virgolette, ad una certa età. Cioè tu, se, dal momento in cui deciderai di essere o di concludere, ecco, il tuo ciclo di studi e fartelo asseverare dallo Stato, a 17 anni lo farai. Quello che non può mancare, perché questo è, come dire, prescrittivo,
il periodo di istruzione e apprendimento, che è dai 6 ai 16 anni. Non è prescritto che l'esame di chiamiamolo terza media debba essere fatto a 13-14, tant'è che adesso non mi ricordo dove andarlo a ripescare, però in una normativa si dice quali sono le modalità, le condizioni per poter fare esame terza media, e tra queste ce ne sono almeno tre o quattro, ecco. Una è quella di farlo durante il corso del normale di studi, e poi ce ne sono altre diversificate, per cui è piuttosto consolidato, mi pare. Alessandra, ci sono ancora domande? No, allora su Facebook no, abbiamo risposto a tutte. Non vedo solo poi saluti di amici che ci hanno salutato, se ne sono andati. Poi vediamo qui l'ultima che hanno messo. Tom chiede ancora questi moduli, ma devi semplicemente cliccare sul link verde, ci dovrebbe aprire in automatico. Non so se da PC o da telefonino, ma da PC. L'ho riprovato per vedere che non ci fossero problemi tecnici con il sito. Devi semplicemente cliccare sul tipo di modulo che ti serve, se è una dichiarazione, se è l'accertamento, quel che ti serve, e in automatico si apre la finestrina dove puoi salvare quel file e poi modificarlo ovviamente con i tuoi Forse dati. il problema, Alessandra, potrebbe essere da cellulare. Se non riesce a scaricare, che probabilmente non ha l'applicazione corretta, e dunque bisogna provare da computer, che lì magari sarà più semplice. Infatti, anche perché se non ha almeno un visualizzatore di Office, non penso che riesca a vederlo. Se ci sono altre difficoltà, eventualmente può scriverci su info@lightitalia.it e eventualmente mando i link ai moduli via email, se proprio, però penso sia un problema se non riesce magari adesso stai provando da PC, ok? Perché a volte da cellulare non si riesce a scaricare tutti i tipi di file, dipende come cosa abbiamo in questo mini computer. Competenze digitali, eh? Esatto. Tra la funzionalità di un telefono e quella di un computer. È importante, molto importante questa, perché uno dice: c'ho il telefono, riesco a navigare, vado di qua, invece no, è dentro in un piccolo stagno, invece col computer riesce a navigare, come nel nostro disegno del manifestino, diciamo così. Cosa Bene. dice Annalisa? Di pasta asciutta prima, a un certo punto. Adesso è ora di andare a mangiare. Non ti sentiamo, Annalisa. Io parlo sempre di cibo. Le mie metafore sono tutte quante culinarie. La Calabria è birichina in questo, eh. Ma poi io sono pure per metà emiliana, quindi con me proprio il Padre Eterno ci ha messo il meglio che poteva. Eh sì. Bene. Possiamo trovarci in ogni caso lunedì prossimo per chi accumula appunti e domande da fare nel frattempo. Casomai posso solo aggiungere, appunto, come dicevi Morena, se avete qualcosa, salvo il momento dei saluti, mettetelo pure nella chat qui di Zoom e poi aspettate un attimo, cerchiamo di raggruppare tutti insieme le stesse domande e poi vediamo di rispondere una volta per tutti, perché sennò diventa un po' troppo frammentario. Il discorso, insomma, abbiate solo un attimo di pazienza perché siete in effetti tanti, giustamente tutti avete bisogno della risposta. Se date giusto un momentino, mettiamo insieme e rispondiamo a tutti. Tutto qua. Eventualmente c'è anche la possibilità, nel sito ci sono i riferimenti degli admin, come si dice, amministratori del gruppo Telegram, dove potete contattarci per essere inseriti nel gruppo e anche lì si può trovare una miriade di informazioni, di link che possiamo girarvi e soprattutto se ci sono necessità particolari si può chiedere anche lì direttamente nel gruppo in privato. Dunque ricordatevi che c'è anche quel modo per tenerci in contatto, ecco. Siamo social anche su quello. Dove volete ci trovate? Su Telegram, su Instagram, su Facebook? Ci siamo. Fatemi contattare.
tavola, come diceva Annalisa, ci può ci si può trovare anche lì. Fare un raduno, io non sono ancora riuscita a farne uno, sto cominciando ad arrabbiarmi. Dobbiamo trovarci ogni e ci hanno chiusi dentro. Vabbè, non vorrei, è partito proprio da lì, dal primo, è partito tutto da lì. Io glisserei sull'argomento. Non punterei troppo l'attenzione sulla cosa, sul dettaglio. Non siamo stati fortunati, ecco, mettiamola così. Comunque tu, Annalisa, incomincia a fare dei testi descrittivi delle ricette, no? Perché quando sarà il momento saremo pronti. Come dice mio figlio, così. E questo gliel'ha insegnato il maestro, Annalisa, gliel'ha Sì, insegnato Mauro. lo so, ma non solo questo, gli ho insegnato anche un paio di mosse di calcio e cazzotti che dobbiamo parlarci un po' io e Mauro. Figli fanno karate insieme, per quello lo Sì. sappiamo. Guarda che si dice karate, non Sì, karate. karate. Perché se ti un maestro di karate ti Ecco. colpisce con un katà. Io cerco di tenermi indietro perché se sono lì di fianco mia figlia si distrae. Lo sento che quello di Approfitta, no? Si distrae, approfitta. mi dice mamma guardate e invece preferisco che segua giustamente Mauro lì e lui che giustamente è la figura a cui devono fare riferimento. Non sento genitori dietro che suggeriscono, magari rispondi così, rispondi così. Io sinceramente mi rifiuto di fare questa cosa. La guardo da lontano dalla cucina, possibilmente senza farmi vedere, e vedremo insomma come andrà l'esame. Poi l'importante è che lo sappia lei che è karate, poi. Va bene. Ok, buona Comunque. serata a tutti e grazie ancora. Ci Grazie. vediamo Grazie a lunedì. voi. Grazie Grazie. a voi. Ciao, Grazie a ciao. te, buona serata. Ciao. 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 Ciao.